Nel nostro museo l'Andrea Doria ha un posto molto importante e il suo comandante Piero Calamai altrettanto. Piero Calamai nasce nel 1897 e appena diplomato dal Nautico nel 1916 si arruola come volontario nella Marina e va a combattere in corso alla Prima Guerra Mondiale e alla fine del conflitto raccoglierà la prima onorificenza, una croce di guerra. Ma è nel 1932, quando è già un ufficiale della Marina Mercantile sul Conte Grande, che rivela un po' la sua natura. In un episodio molto particolare, molto strano, un passeggero, un emigrante, tenta il suicidio gettandosi da bordo in mezzo all'Atlantico. Calamai all'inizio dà tutte le disposizioni, tornare indietro, calare la scialuppa, ma immediatamente dopo si getta in mare e raggiunge a nuoto l'emigrante che sta oramai affogando per raggiungerlo, tenerlo a galla fino a che non arrivano i soccorsi. E così prende un'altra onorificenza appunto per il salvamento. Ma questa è quasi una vocazione. Durante il secondo conflitto mondiale che lui fa da ufficiale della Marina, a Taranto nel 1940, mentre è in corso un bombardamento aeronavale degli inglesi sulla corazzata Caio Duilio, un gruppo di marinai rimane chiuso in mezzo a un incendio in sala macchine. In qualche modo lui si fa strada in mezzo all'incendio, riesce a raggiungere questi marinai e a portarli fuori uno per uno, mettendoli in salvo. Ma è soprattutto nella notte sfortunata della collisione dell'Andrea Doria che Calamai rivela quella sua vera natura. Ed è lui che prende le decisioni, anche le decisioni più difficili. Per esempio la decisione di non far proseguire la nave, che era fortemente sbandata, a cercare di incagliarsi sulle sabbie di Nantucket, che erano relativamente poco distanti. Mentre tiene le macchine in moto si avvede che la nave imbarca più acqua, quindi diminuisce il tempo che lui ha a disposizione per mettere a bordo, per salvare i passeggeri. La seconda decisione è altrettanto importante, forse la più importante, ed è quella di non far scendere le persone a bordo delle scialuppe di salvataggio. Perché? È una decisione contestata. In realtà metà delle scialuppe, quelle del lato della collisione, non possono essere messe in mare e quindi non ci sono posti a bordo per tutti. Da qui la scelta difficile. Tenere tutti a bordo finché non arriveranno altre scialuppe di salvataggio con le navi del soccorso. La terza e ultima si rifà a un altro naufragio che sicuramente Calamai aveva studiato, quella del Principessa Mafalda, avvenuta nel 1928. In quella tragica notte oltre 400 persone erano morte perché il Mafalda era rimasto al buio e al panico si era sommata la paura del buio. E molti non erano riusciti ad arrivare letteralmente alle scialuppe di salvataggio. Di qui la scelta di destinare tutti i macchinisti a tenere l'impianto elettrogeno in funzione. E l'ultima immagine che noi avremo dell'Andrea Doria sarà quella di una nave ancora completamente illuminata che si inabissa. Ecco, io credo che in tempi come questi, Calamai, che poi pagò molto le sue scelte, nel senso che non comandò mai più una nave, che venne messo sul banco degli accusati, anche se nessuno mai gliene fece una colpa, e ci lasciò nel 1972, ancora con le ultime parole rivolte: sono salvi i passeggeri. Ecco, io credo che in tempi come quelli che stiamo vivendo, il comandante Calamai sia un esempio di come si affronta la responsabilità di guidare la vita degli altri, sempre pensando alla loro salvezza.